C'è ancora Chiaporato, un borgo del 1100, tra l'Emilia e la Toscana. È un posto disabitato, si viene di solito a fare delle scampagnate a piedi. Io ci sono venuto con mia moglie e la mia bimba. Era a settembre, la mia bimba che ha 7 anni a un certo punto, che sa della mia passione sulla mela rosa romana, mi ha detto: babbo, c'è un albero. Ho guardato bene, ho visto quest'albero bellissimo con le mele rose romane sopra. Dopodiché, l'anno dopo, ci siamo venuti con la protezione civile di Gaggio che ci ha portato, con l'Università di Bologna, San Savini, e l'Università ha preso le mele e i campioni delle foglie e l'albero è risultato una mela rosa romana. Questo nostro patriarca veramente per noi eccezionale, perché diciamo che noi da questo patriarca ricaviamo le gemme dormienti per fare, per riprodurre gli alberi di rosa romana, della vera nostra rosa romana. E quindi diciamo che questo è un capostipite importante per ricostituire, per far sì che le mele rose romane che gli agricoltori pianteranno possano avere, diciamo, riferimento a un esemplare autentico nostro, così come l'Istituto di Agraria ha accertato, e quindi avere proprio la duplicazione della mela nostrana, quella che qui si coltiva da 2000 anni. Questo posto isolato ha mantenuto questo albero così importante e quindi serve proprio a noi per ricostituire tutto quello che è nella nostra intenzione, che parte direi da qui, da questi alberi che ce ne sono pochissimi da noi, però questo è uno importantissimo che farà sì che i coltivatori che pianteranno la nostra rosa romana possono star sicuri che è quella autentica nostra coltivata da 2000 anni.